Questo davvero noi ce lo auguriamo. Tra l'altro, Henry Poget è stato bellissimo perché quando parlava a Catherine ha detto: io sono orgogliosissimo di Catherine, di quello che è riuscita a fare. Siamo felici, è un sogno poter pattinare ovviamente davanti al nostro pubblico. Pronti, pronti a dare il benvenuto sul ghiaccio a Meryl Davis, Charlie White, una Meryl che abbiamo scoperto conoscere benissimo l'italiano, ha studiato 3 anni l'italiano all'università, loro studiano nell'università a Detroit e Meryl ha Che detto: mi bello. piace l'Italia, mi piace Positano, amo Positano, diciamo tutti amiamo Esatto. Positano, ed è veramente una persona deliziosa. Pronti per la loro Giselle, per questo veramente balletto sul ghiaccio. È un programma meraviglioso, Non ci meraviglioso. sono parole, fantastico, fantastico. Pattinato al meglio, nessuna sbavatura, nessuna imprecisione, tutto a quattro tranne una sequenza di Di polka, polka. tre la prima. Per il resto, che meraviglia. Meraviglia sul ghiaccio, davvero, c'è il pubblico in delirio per loro, veramente. A livello Sì. tecnico, Sì. interpretativo, di pattinaggio puro, perché hanno una capacità di scorrevolezza, di creare la velocità con due spinte, senza farci neanche accorgere No. che stanno spingendo, non si avverte assolutamente una sensazione di fatica, proprio Bellissimi, fantastici. guarda, anche in allenamento sono impressionanti, lavorano tantissimo, ore e ore, poi entrano in pista, poi dopo un po' escono, poi rientrano, rivanno a vedere un elemento, studiano, cercano di migliorare tutto, veramente sono straordinari, del resto l'ha detto proprio Meryl Davis, ogni anno noi vogliamo migliorare, quando non avremo più questo obiettivo vuol dire che dovremo smettere, quindi sono veramente, guarda,
Twizzle, una sola persona che fa i Twizzle, non sei d'accordo Andrea? Sì sì, assolutamente, sono perfetti, proprio non hanno la minima sbavatura, sempre insieme, sempre precisi, proprio precisi precisi. E questo è un rallenty? Veramente straordinario. Vanno talmente veloci che addirittura a volte sembrano troppo veloci, perché dici rallenta un attimo, cioè nel senso facci godere di più di quello che stai facendo, perché si perdono alcuni dettagli se vai così veloce. Sono veramente perfetti, hanno lavorato tanto, hanno lavorato ovviamente guardando e riguardando i balletti per capire i personaggi che interpretavano di questa Giselle, hanno lavorato con Alex Wong, il solista del Miami City Ballet, per migliorare alcune situazioni, quindi cioè, è un programma studiato in tutti i minimi particolari, con Oleg Epstein insieme a Marina Zueva sono anche devi si lavorare tantissimo sulla profondità del loro pattinaggio, veramente incredibile, cioè tu dici sono coppie già arrivate, invece no, cercano veramente cercano sempre di migliorare, sì, di migliorare. Cercano sempre di dare qualche cosa di più. Aspettiamo questo punteggio, per loro questo è il settimo mondiale, loro sono stati campioni del mondo nel 2011. Bel punteggione 7 e 12 con 38 e 29 di tecnico Elements, 38 ed 83 per quanto riguarda i components, davvero un risultato importante, in questo momento senza alcun problema vanno al comando battendo la coppia, l'altra coppia statunitense al debutto come coppia al mondiale, Madison Chalk e Evan Bates.